Forte, no, non si fa niente. Sì, il cast è più noioso di Serenissimo. Bang! Bellotti. Ciao. Eccoci, inizia questo set. Appunto, come diceva Voix qui, è un matchup che sulla carta dice bruttino, però il matchup non fanno tutta la storia, appunto. Gnaomo non sarebbe la prima volta, dovesse vincere, non sarebbe la prima volta che si porterebbe a casa. Che si porterebbe a casa, ma come sto parlando? Non sarebbe la prima volta a portarsi a casa un set contro Bosco. Esatto. Poi ovviamente. Ah, no, di. Sì, dicevo, Luigi sicuramente un altro di quei personaggi molto esplosivi. Sicuramente. Ostia, sì, sì. Esatto. Non manca gli upset con questo personaggio, con la mia canta appunto. Mossa programmata molto male il Dambi di Luigi. Già. Sottopagati, poveretti. A me piace da pazzi, ho visto anche prima come Gnomo ha giocato contro NFL. Piace da pazzi il modo in cui riesce a mantenere lo stage control. Cioè vedi che quando possibile lui va sempre a centro stage. Ed è una cosa che dico sempre quando qualcuno mi chiede consiglio, quando faccio coaching, quando qualsiasi contesto. Raga, se possibile, se dovete scegliere tra spingere all'edge oppure tenere stage control, tenete stage control. Esatto. E Gnomo è un perfetto esempio di quello che sto dicendo. Perché quando deve fare una tech chase o qualcosa, quando sta facendo l'extra, prende sempre il controllo del centro stage. Mi piace anche molto come usa lo Zair per mantenere la distanza molto necessaria in questo matchup. Lo stavo per dire, una cosa che gli ho visto fare molto spesso, quando viene colpito e da un passo da toccare terra, per uscire a tumble fa Zair. Fa Zair, che è una mossa che gli consente... Bello. Fa Battle Trump qui. È una cosa che consente, conferma, ottime per Luigi. Zair dash attack funziona tipo sempre. In ogni caso più o meno lagless da quel punto di vista, quindi sì. Anche se non conferma, sei comunque plus, sei comunque, esatto. Comunque tutto il vantaggio. Esatto. Bravo, bella spot da parte di Bosco, che ha capito immediatamente l'intento di Re chiamo. Roll di fila di Boscolino, che rolla dentro il ciclone. Lì forse, vabbè, si side B pure prima, li ho visti contro Nicola, prima ha fatto un edge guard con Misfire, sto scemo. Vabbè. Era senza parole. Come ho detto prima, Zair dash attack, funziona, eccolo! Era posizionato perfettamente per punirlo con una B o up smash, non ha fatto nulla. È morto? Sì. Ma come hai tanto con la B, ma cos'è? Bello. Vergognati, Dio santo. Bello. F throw. Super deep air dodge. Prova un F-Smash, bastava fare un down tilt lì, molto più facile. Ok, Bosco che comunque cerca un attimo di non panicare, di mantenere il suo controllino. Vorrei un counter, vorrei vedere counter, non lì. Non sulla B, non so. Non sulla B, esatto. Mi riferivo a un counter sul side B. Probabilmente tipo sta seguendo una sua flow chart lì. Ah, sbaglia, non prende lo sweet spot del downer. Sì, qui un po' di... Sì, i player non si aspettavano le interazioni che sono accadute. Un po' spaghettati. Ah, spaghettini, sì. Intanto Bosco con questi up tilt che cerca un attimo di guadagnarsi un po' di percentuale, ma è difficile per lui mettere a segno più di due colpi alla volta. Eh già. Oh, bravo. Gnomo che ha rollato e si è corso a 100 stage. Bello che juggle. Tantissimi danni per Lucina qua. Oh, niente there. Bello, anche qui Bosco prende stage control, copre la ledge roll, la distanza ledge roll e prova a chiuderlo al ledge. Qui non connette zero. Ma come? Molta esitazione, in realtà mi tantissimi preso. Tasti qui da parte di Enrico. Non ho mai visto così tanti tasti. Non sapevo ci fossero così tanti tasti su un controller di Cube. Boom! F-Smash sul salto. Stavo per dire che Bosco in grande equazione dovrebbe usare di più Neutral Beam con queste spaghettate e si vince sempre. Infatti l'ha usato e ha vinto. Ha funzionato. Primo game a favore di Bosco e non... alla fine questo game era proprio Mashfest enorme, ha cominciato a premere tasti uno dietro l'altro. È quello che succede quando sei contro Luigi oppure contro Rosina. Entrambi due personaggi possono far esplodere con due interazioni. Sì. Quindi è sicuramente un match molto ansiogeno da entrambi. Decidono di ritornare su Small Battlefield, i personaggi saranno gli stessi, mi aspetto perché... non sono player che usano. Non sono player che usano altri personaggi in bracket storicamente. Bosco gli è capitato di usare Mart, ma penso continuerà con Lucina, sicuramente molto più consistent.
Gnomo aveva detto all'inizio che è un Mario, però non glielo si vede dai tempi in cui Bayonetta faceva Zero to Death. Zero to Death, parlava di Zero to Death. No! Ok, bravo però. Ma che commentatore sono, ma avete visto che timing, che tempo comico, porca troia, troppa roba. Bosco però non vuole lasciate la vinta e ha fatto SDI. Molto bravo. No, non era SDI, lì era proprio questione che Gnomo ha sbagliato il hitbox del down. Fatto è che Gnomo non è uno che piscia molto per Zero to Death. Non è molto consistente a farle, il capita di farle in bracket, ma vedo che sbaglia spesso lo sweet spot del downer, appunto, come è successo adesso. Purtroppo non è un problema molto comune tra Luigi e Mace. Già. Sento al contrario. Goloso qui boss con questo fail, poteva risparmiarsi questo stock loss atterrando sulla piatta, ma decise no. Tanta fatica a sgazzare lui da parte di Bosco. Sì. Back here li trovo la stock, peccato non era girato. Bravo, bravo, andiamo che yes. Oh, bravo! Bravo, bravo, benissimo. Vedi, fa sfolla. Come? Quello che dicevo prima. Fa sfolla dopo il downer troppo presto e quindi non gli riesce a dirtere. Comunque, sto dicendo che Gnomo molto bravo, continua a recuperare molto, molto basso. Così non gli prende 6B. Lucina in realtà potrebbe scendere così in basso e fare counter su 6B comunque e riuscire a ritornare. Si può fare. Ma Bosco un po' di paura ovviamente, non sapendolo con certezza in bracket, fa un po' spavento spingersi così giù. Sicuramente, soprattutto contro un play contro Gnomo, secondo me ci ha preparato in una serie di reversal off stage. Sì. Che anche Luigi questo non gli manca. Bello il 6B, bravo, 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 ottima pane. Infatti vedilo con il fail subito e se l'aspettava. Nero 1, aper, ostia! Di pochissimo non era true. Questa proprietà del ciclone è fastidiosissima, può slittare giù dalle piattaforme, dalle slope e fare un po' quello che gli pare. Lì mi sarebbe piaciuto, sai cosa? Una B verso per recuperare di Bosco che spedisce in orizzontale fuori verso stage per coprire l'air dodge di Luigi. Però è una cosa molto specifica. Sì, non dubito che lo sappia. A B? Niente? D'altro nulla. Sì, infatti. Grande fan del tornado, Gnomo. Sì. Beh, come dovrebbe essere dopo tutta una mossa estremamente forte. E qui un po' mesci questa situazione, va. Ma ci piace. Bravo! No, è vero! Peccato. Bravo che comunque non ha perso troppo stage control da quel. In realtà, su quel back, su quel Trump, non sono sicuro che. Ecco, finalmente ci ha provato un milione di volte e finalmente l'ha connesso. Mi sa che non poteva, perché c'è una proprietà un po' sconosciuta dai ledge Trump in Ultimate, che praticamente prima fai Trump, quando l'avversario si aggrappa al bordo, e più frame hai a disposizione per punirlo. Quindi lì Bosco si era aggrappato al ledge già da un sacco di tempo. Abbiamo fatto il Trump, ma appunto Bosco era azionabile da subito. Al punto che facendo un Trump frame 1, cioè Mewtwo per dire, mio campo di expertise per fare un downer, una mossa molto lenta ed è true combo fuori da Trump, insomma una cosa molto specifica, molto utile da sapere. Il motivo per cui i Legendary in questo gioco non sono molto consistenti appunto anche per questa meccanica, oltre alla DI sui Legendary. Ennesimo slip off lì. Sì, molto molto bravo, consistent. Bravo che si gira perché il back era meglio. Tanto Bosco però ha ripreso tranquillamente la situazione. Oh, dietro al B volevo lì. Anche io sì, esatto. Sicuramente non sta capitalizzando molto sull'uso dello scudo di Gnomo, ma tu, essendo onesti, Gnomo non scuda molto. Essendo onesti. Questo è stato. Sì. Siamo. Non abbiamo ancora visto un singolo miss by. Già. Siamo 2-0. Siamo 2-0. Questo set di loser top 8. Sì. Potrebbe finire molto presto e vi capiterebbe di guardare, mi sa, la Winner Final. Mi sa che sì, tocca la Winner Final. Sì. Sì, bella, bomba. Vediamo se questo set andrà avanti oppure se effettivamente chiuderà qui. Io già per lo stesso, lo stage non l'ho visto, potrebbe essere lo stesso. Sì, esatto, stavo dicendo che. Sì. Esatto, il Battlefield è diventato un po' il nuovo Pokémon Stadium. Da insomma, certo. Il matchup è lo stesso, lo stage è lo stesso, i player sono sempre quelli. Inizia game 3.
Esatto, se abbiamo lingua ball, stesso aiuta da parte di Gnomo, molto confidente nel suo game plan. Guarda, bella roll, gran bella roll. Ok. Ah. Di nuovo il fast ball, detto, non si fa. Ma com'è possibile? Non si ricorda. Ma come? Cioè, pre-quarantena lo faceva in bracket, non è più capace. Vabbè, non l'ha. Deve andare nella stanza dello spirito del tempo, raga, perché sono Luigi che Wifast e kill the grab. L'unica player base che l'abba è niente. Qui non lo fa. Jump, grab. Ah, cos'è? Smash 4. Ehi, sborata. Quasi bellissimo. Esatto, ci ha provato. Bisogna approzzare, soprattutto quando sei sotto 2-0 di queste play, possono salvarti la bracket. Sì. Oh, left tilt l'hai visto? Piace molto. Eccolo, oh, questo voglio bravo. Vedere. Oh, ecco la Miss Fire. Non ci credo. Yo, trova la spike su Lucina B. Non ci voglio pazzi. Credere. Ma questo è scemo. Sta capitando davvero tanto. Da bello, bravo Osco. Ok. Beh, niente. Se continui a cercare questo due frame container, sì. Davvero B, yes. Inconsiste. Tra l'altro non mi pare sia bello. Ah, guarda, hai visto come ha fatto, fatto paura col fadeback. Bravo, sì. Bravo. Fadeback è bello, bellissimo. Bravo che non intenta il dare, che è molto difficile da prendere sul video. Bello? È stock? Sì, è stock. Nice, siamo even. Mi piace troppo come copre tutto con i B. Sì. Classico Mirko di 4 questo. Esatto. Uffa, se devo aspettare lì il ciclone. Ok, trovo il centro stage. Anche Bosco dice no, me lo prendo io il centro stage. Esatto, sei non la via. Ecco, vedi, quello che dicevo all'inizio del set, questa abitudine di Gnomo di atterrare con Zeir quando è in tumble. Molto forte ed è un grande fan di Soption. Esatto, togli dal tumble ed è praticamente l'aggressor. Sì. Vorrei vedere più short da parte di Bosco, perché ci sono tante situazioni in cui manca le punish. Ecco, bravo. Questa è stata. Tante situazioni in cui manca le punish, ma proprio. Okay, stop, no, male. Proprio perché facendo full hop va troppo lontano Luigi. Punish, side B o down, trova bene. Ok, va bene lo stesso. Va bene. Oh, down tilt è fatto. Bello l'extension con down tilt bello, super. Ha tutto tenuto l'altro. Molto bravo. Bello che non panica, non va a fare un air dodge lì. No, oh, stop! No, ma eccolo! Guardalo dove va! Ma scemo! Oh, ma questo è scemo! Impazzito! C'è l'ultima stock del questo possibile. È talmente l'ultima stock del torneo e questo scende in quella maniera contro Lucina, ma oi. Impazzito, fra. Davvero. Ma lì era un fair, peccato. Guardalo! Oh, è super paziente, ma non preme nel momento giusto. Esatto, quello è il grosso problema. Non da, bang! È troppo paziente, non punisce quando deve. Però, allo stesso tempo gli sta. Forse riesce a tirare fuori. Cioè, vedete, questa cosa che fa Gnomo non è per nulla comune a questo livello di gioco. Questo stare fermi e aspettare che l'avversario faccia qualcosa è il motivo per cui mette in difficoltà tanti player di ottimo livello italiano. Se fosse un attimo più clean con le sue conversioni e nelle scegliere quando effettivamente premere tasti, sarebbe molto 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 più forte. In bracket, no, bruttissima idea questa. L'esito era solo uno e di fatti Bosco si porta a casa questo set. No, ci saluta. Ah, set.